Capitale umano, capitale del futuro è il tema scelto per l'Assemblea Generale di Confindustria Macerata qui alla Badia di Fiastra. Una giornata speciale con la presenza del Presidente Nazionale Giorgio Squinzi e anche l'occasione per l'ufficializzazione del nuovo Presidente di Confindustria Macerata, Giovanni Clementoni. Vengo da un'esperienza imprenditoriale molto significativa da quel punto di vista. Io ho convinzioni proprie, esperienze personali che mi hanno testimoniato come nel investire nei giovani, indirizzare i giovani, orientare i giovani possa essere un elemento di estrema efficacia per il progresso di tutte le aziende in particolare, ma più in generale di tutto il tessuto economico. Noi abbiamo un gran bisogno di giovani ben formati, orientati al lavoro, che ci diano una mano da uscire da questa impasse. Quale sarà la sua squadra? Ma la mia squadra è la squadra classica di Confindustria, noi siamo tutti molto motivati a Macerata per dare corso a tutte le iniziative che andremo a porre in tutte le sedi in cui andremo ad operare. Siamo molto motivati a rappresentare le industrie in questo momento molto difficile. Capitale umano, capitale del futuro, la sfida è lanciata dal Presidente Clementoni di Confindustria Macerata oggi, che ne pensa? Beh, sicuramente noi siamo assolutamente in linea, la relazione del Presidente Clementoni è estremamente condivisibile, io credo che soltanto da una qualificazione delle nostre risorse umane possa venire la speranza di cambiare il futuro per questo Paese.